SGR, oggi vi spiego l'uso del montascale scoiattolo sulla scala a chiocciola. Abbiamo già visto che prima di poterci posizionare davanti a una scala dobbiamo accenderlo, selezionare la marcia e alzare i manici di guida. A questo punto le due ruote sono a contatto con la scala, posso, la macchina è frenata, la inclino e sono pronta a partire. La cosa fondamentale per fare la scala a chiocciola è che il braccio con il gradino più lungo tiri sempre di più, in modo che tutte e due le ruote arrivino contro il gradino successivo. Premo il pulsante e lo mantengo premuto, fa tutta la macchina. Io tiro semplicemente il braccio destro per fare in modo che la ruota arrivi contro il gradino successivo. Una volta arrivata sulla scala mi fermo, la macchina è frenata, premo il pulsante sotto la manopola di sinistra, entro bene nel pianerottolo e solo allora mi appoggio. Per scendere stesso discorso, cambio la direzione di marcia a metà discesa, il LED lampeggia, premo direttamente il pulsante di funzionamento, le due ruotine anteriori si alzano e la macchina è pronta ad affrontare la scala. Ovviamente dovrò tenere sempre il braccio sinistro ben tirato indietro e spingere avanti col destro in modo da far seguire allo scoiattolo la curva della scala. Una volta arrivata, metto in folle, libero il freno e sono pronta per andare dove voglio.